sopra. L'Ampilux è nata dai fondatori fratelli Lerdini, Luciano e Giorgio, che sono rispettivamente mio padre e mio zio, nel 1974, e nascono come elettricisti, si espandono poi come un'azienda sempre più grande nell'elettronica e nel campo delle discoteche, allestendo inizialmente le discoteche chiavi in mano, quindi tutto l'allestimento completo dell'Emilia Romagna, per poi arrivare in tutta Italia nelle più grandi discoteche esistenti, che conosciamo tutti, anche se al momento sono un po' meno famose, e, per arrivare poi anche in paesi esteri in tutto il mondo. E oltretutto in quegli anni, appunto 70-80, la nostra azienda ha brevettato diversi macchinari e progettato macchinari di scena, e attrezzature audio, video, e quindi insomma negli anni 80 siamo partiti con questa grande realtà delle discoteche, diciamo. Questo diciamo un riassunto della storia. Del filone che vi siete portati sino a oggi, no, Simona? Perché poi è quello di cui vi occupate tuttora. L'azienda è rimasta fedele a se stessa, no? Pur ovviamente con l'evoluzione del Certo. tempo, insomma, e tutto quanto, chiaramente. Certo, diciamo che al giorno d'oggi, a partire dagli anni 90, il settore è cambiato, nel senso che siamo diventati molto versatili e ci siamo adattati poi ai cambiamenti delle varie epoche, e quindi negli anni 90 ci siamo dirottati più verso il settore congressuale e quindi degli eventi, e sempre anche rimanendo per quello che esistevano nelle discoteche, i pub, eccetera. Però sappiamo bene che la differenza, insomma, degli anni di adesso rispetto agli anni 80, le discoteche sono, insomma, l'evoluzione non è Certo. stata proprio come all'inizio. E quindi abbiamo ampliato, insomma, il nostro settore dei congressi, delle presentazioni multimediali e dei service tecnici per ogni evento. Diciamo che la nostra clientela di oggi sono appunto gli alberghi, ristoranti, palestre, parchi tematici, quindi anche realtà molto grandi, centri congressi, autodromi, insomma, ristoranti e locali vari. E le nostre attrezzature che ancora trattiamo sono comunque sempre l'amplificazione sonora e illuminotecnica, tutto quello che riguarda il video, quindi monitor, i LED wall che adesso vanno molto di moda, e videoproiezioni, anche mapping 3D, quindi quelle proiezioni che vediamo negli edifici che appunto vanno molto al giorno d'oggi, traduzioni simultanee, videoconferenze, e radiomicrofoni, computer, insomma tutto quello che diciamo riguarda anche poi l'informatica dell'audio, video e luci. E Certo. la cosa, diciamo, che al giorno d'oggi ci contraddistingue un po' da certe realtà, soprattutto quelle che operano solo online, il valore aggiunto, diciamo, che è proprio l'esperienza tecnica che dall'assistenza pre-vendita finisce poi nella post-vendita. Quindi noi, oltre a vendere e noleggiare attrezzature, esatto, diamo anche, le installiamo, le ripariamo e diamo assistenza anche in futuro, quindi una garanzia, diciamo, completa, ecco, che il nostro cliente gradisce molto.